ultime battute per la 31ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino. In attesa di conoscere ed ammirare la coreografia dei danzatori Tilde, Daniele e Nocera, da ben 21 anni coreografi ufficiali del festival, che impreziosirà quest'ultima serata, la penultima ha avuto un alone di magia con il gruppo ballet folclorico Magia Chilena dell'Università della Frontera, proveniente da Temuco, a circa 600 km da Santiago. La prima volta in Italia, la prima volta anche a Castrovillari. Il gruppo ha messo in scena un percorso di danze tradizionali del Cile e dell'America Latina. Una moltitudine di colori, di festa di Huaso cilena, di melodie a rappresentare le tradizioni della campagna, ma anche la straordinaria cultura di origine ancestrale dell'isola di Pasqua. Un vero e proprio viaggio nel folklore cileno e latinoamericano offerto al popolo del festival con le danze delle principali componenti culturali del paese. I Huaso, la figura classica della tradizione cilena, ed ancora balli d'origine boliviani con radici afro-portoghesi, la fusione di riti indigeni ed ispanici per chiudere con i Rapa Nui, i balli dell'isola di Pasqua, con una prevalente origine polinesiana. Cambio di scena, è sul palco allestito nella centralissima piazza municipio di Castrovillari l'arte coreica, le tradizioni culturali e popolari della Bielorussia con il folk ensemble Raduga. Nel repertorio della compagnia le danze tradizionali delle diverse aree bielorusse, danze che si rapportano alle diverse circostanze della vita quotidiana e alle diverse componenti del popolo bielorusso, in cui si riscontrano anche componenti yiddish e gitane. Fascino, la vivacità e la bellezza dei costumi e la musica ricca di strumenti musicali hanno ricreato l'atmosfera della festa, catturando anche l'anima dello spettatore. È stata una serata magica, magica anche perché il gruppo, il primo che si è esibito, si chiama Magia Chilena, appunto che arrivava dal Cile, e con un'esibizione fantastica, molto molto apprezzata dal popolo del festival, e poi con una splendida esibizione del gruppo della Bielorussia che arrivava dalla città di Minsk. Il pubblico e il popolo del festival ha molto apprezzato. Ero sicuro che questa sarebbe stata una delle serate più belle, e in effetti poi avevo ragione nella scelta e nell'abbinamento dei gruppi. E l'estate internazionale del folklore è anche questo, ma soprattutto la proposta artistica del patron Antonio Notaro e dell'associazione culturale Gruppo Folk Città di Castrovillari è quella dell'invito alla fratellanza dei popoli, unione che si è vista anche durante le lezioni di ballo impartite al popolo del festival dai gruppi che si erano appena esibiti. Poi tutti a fare festa lungo la Via Nova, il percorso gastronomico che visse il successo dello scorso anno. A portare i saluti l'assessore ai lavori pubblici Aldo Visciglia. Durante la serata il direttore artistico Notaro ha portato all'attenzione del popolo del festival i motivi che lo hanno spinto quest'anno a posizionare il megapalco in modo diverso dallo scorso anno, sottolineando che la sistemazione non è dipesa dalla sua volontà, tantomeno da quella dell'associazione che lui presiede.